Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata della Grarian Sky. Bene, la telecamera funziona e va bene. Quindi, quest'oggi, come primissima cosa, volevo farvi vedere, ho collezionato un'altra morte. Sì, stavo lì al mob spawn, stavo morendo. Sia perché, mi sa che ho sbagliato qualcosa nel creare la stanza con dei cordoni laterali, vabbè. Poi stavo morendo di fame, e non, camminavo lentissimo, volevo arrivare qui e prendere qualcosa perché non avevo del cibo dietro. Avevo della Rotten Fresh. Questa qui. Se me la dà, grazie. Questo qui ti avvelena, non mi faceva mangiare più nulla. Sono morto qui, proprio qui dentro sono morto. Quindi mi porto del cibo dietro. Sono riuscito a recuperare delle ossa, quindi possiamo fare il bon meal. Eh sì, infatti mi sono fatto una protezione con del legno. Basta usare del legno grezzo e fare la stessa ricetta qui dentro dell'armatura, come quella dell'iron e roba varia, almeno mi dà un po' di protezione. E poi queste Dirty Ranch si fanno mettendo tre slab. Mettendo queste tre slab di fare queste Dirty Ranch, queste qua sarebbero, che tu appendendo la Rotten Fresh si fa secca e poi te la potrai mangiare tranquillamente. Quindi abbiamo altro cibo a nostra disposizione. Io ho raccolto qualcosina, ho farmato un po', infatti abbiamo anche del pane qui, ho fatto altri succhi di frutta. Sì, me le sono portate tutte dietro i succhi di frutta. Ho solo questo. Comunque, volevo farvi vedere la farm. Funziona alla grande, ci sono parecchi mostri. Però ancora non ho trovato un Enderman. Si erano rinchiusi anche degli scheletri qua dentro. Che casino che fanno. Basta un po' il volume. Infatti, passa via tu. Devo chiudere la porta. Oh cacchio. Oh. Ecco. È quello che questo succede. Qua lateralmente non lo dovevo fare perché io non le riesco a colpire. Oh, creeper. Ok, morto il creeper. Ce n'è un altro. Andiamo da lontano. Bam, è esploso. C'è ancora un altro creeper di qua, un altro di là. Aia. Bastardo. Ci sono dei ragni sopra. Vorrei prendere quelle ossa, mi servono. Cacchio. Sono pericolosissimi i creeper. Perché se fanno un buco sotto, io cado giù. Morto. Ok. Non vedo più nessuno. Solo quel ragno. Devo chiudere qua sopra. Finalmente. Ho del legno con me. Sì, ho questo legno qui. Non voglio far spawnare ancora nessuno, se permettete. Anche se ne ho altro dall'altra parte. Voglio chiudere qua sopra, in modo che i ragni non possono salire. Andiamo qua sopra. Qui. Così. E così. Ok, questo fatto che io entro e le porte si chiudono, rimango incastrato qui, non mi piace per niente. Quasi quasi io farei, dividerei questa zona, zona destra e zona sinistra, diciamo. Sì, facciamo così alto, va. Ok. Così. Sì, chiudiamo qua, che se ci sono degli Enderman non possono colpirci da qui, però noi possiamo colpire loro. Queste qua le possiamo anche togliere. Vai. Ok. Però scheletrici con cui ci possono colpire. Quindi farei più cosa un po' più
chiuso qui, in modo che ci possano riparare, da lì ci possono colpire lo stesso, quindi chiudiamo anche qui. Ho finito il legno. Cacchio. Meno noi da qua riusciamo a colpirli. Si avvicinano, pam pam, li colpiamo. Però poi dobbiamo prendere la roba, una volta morti tutti. Quindi qui comunque ci servirà sempre codesti cancelli. Ne metto uno qui. E ne metto un altro qui. Giusto per essere un po' più equilibrata la cosa. Così, così abbiamo anche un altro pezzo di legno per completare qua. Possiamo sempre nascondere qui se arriva un creeper durante un'esplosione. E sì, ho fatto un po' più largo, un po' bruttarello, sinceramente. Perché non è. Abbiamo anche qui e qua. Così facciamo una cosa equa. Una cosa simmetrica, ecco. Simmetrica. Allora, un'altra cosa però. Qui può nascere qualche mob. Giusto? Sì, penso proprio di sì. Però, facendo così, con degli slab, solo che poi dopo non possiamo andare dall'altra parte. Se mettiamo la torcia va a finire che non mi nascono i mob. Quanto pare ho lasciato anche le torce a casa, cacchio. Come potremmo ovviare a questo problema? Perché se no dovremmo rialzare tutto qui. Siamo qua nel frattempo. Rialzare tutto qui e rialzare anche sopra. Perché volendo potrebbero nascere lì i mob. Tranquillamente. Tranquillamente potrebbero nascere lì i mob. Se vado adesso a casa a prendere del legno e torno qui, ci saranno i mob. Va bene, magari elimineremo prima questi che stanno qui e poi quelli sui lati. E poi continueremo il nostro lavoro. Ok, ci allontaniamo. Però di Enderman non ne vedo ancora la mima. Allora, eravamo rimasti serviva del bone meal, adesso ce l'abbiamo. Così possiamo fare la nostra ceramica. Però io direi no, vogliamo dormire? No, non dormiamo così si creano dei mob lì, ma credo che già si sono creati se andiamo adesso. Allora. Abbiamo dell'altro rotten flesh che io metto qui. E il resto magari la buttiamo qui dentro, no? Buttiamola qui, va. Buttiamola qui per il momento. Sì, ho cercato di fare una spada, però non me la fa fare. Non so perché, forse è bloccato dal gioco. Allora, dove eravamo rimasti? Prendiamo il nostro libricino. Nostro libricino. Vediamo un po' dove eravamo rimasti. Allora, dobbiamo fare il crucible. Per fare il crucible. Allora, crucible. Eccolo qua. La porcellana si fa con una clay e una bone meal. Ce ne servono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 di 3, 3, 6 e 3, 9. Vabbè. Porcellana, noi ne avevamo un botto. Perché ne ho create dell'altra, ma dove l'abbiamo messa? Dove abbiamo messo la porcellana? Qui. Sì, eccola qua, 21. Quindi 5, 6, 7. Giusto, erano 7. Fammi vedere. Sì, sono 7. Ok, abbiamo fatto il nostro crucible. Vediamo se ce lo dà già così. Sì, ce lo dà. Adesso, questa ce l'abbiamo fatta. Scegliamo subito la prima di borsa. E completiamo quest'altro livello, grande. Ok, vediamo un po' cosa ci esce. Un book. Che me ne faccio di un libro con FNC3.
FNC3, FNC, vabbè. Mettiamola qui. La nostra crucible dobbiamo cuocerla perché questa ci servirà. Sì, ci servirà per fare la cobblestone, per fare la lava. Innanzitutto, come prima cosa, la lava. Eccola qui ed è pronta. Adesso subito la mettiamo in funzione. Io direi qua. Mettiamo qua. Non saprei. Sì, per adesso sì. Quindi rompiamo qui. Ecco qua, c'è il vuoto e non so come scendere giù. Dovrei partire troppo in là. No, allora, sai che vi dico, mettiamola qui. Poi a questo punto. Ok. Dovrei rompere pure questo. Dovrei mettere un blocco più solido, non della legna. Cado giù. Bene. Allora, oh, cacchio! Vaffantripolo. Sbaglio i tasti? Già ho buttato giù un piccone. E non l'ho più ripreso. Ok, blocco solido. Proviamo a vedere. Ci dovrebbero stare degli altri. C'ho quelli là verdi se non sbaglio. Infatti, questi qua. Usiamo questi. Ah, le torce però, eh. Vediamoci le torce, che ci serve una torcia. Non ho torce qui. Non ho torce qui, eccole qua. 10 torce. E noi ci serve. Ok, allora, questo così. Sì, allora, la torcia qua. E il crucible, come facciamo a metterlo sopra? Va lo stesso così? Ok, sì, va. Ok, lui viene riscaldato. Metto anche un altro blocco così, così carino. Adesso, con questa, per il momento che c'è la torcia, è molto molto lento, ma molto lento. Però se noi gli andiamo a buttare della pietra all'interno, abbiamo solo 4, quindi non ci basteranno, dobbiamo fare dell'altra roccia. Così. No, no, se ce la facciamo con 4, giusto 4. Lui pian man mano si riscalda e ce la trasformerà questa roccia in lava. Poi noi prenderemo questa lava, la metteremo qui sotto, così sarà molto più potente e quindi ci genererà lava molto più in fretta. Da questa lava noi poi faremo un bel generatore di cobblestone. Ebbene sì. Il cuore ce lo conserviamo. Da qui un altro mezzo cuore, un quarto di cuore. Quindi io direi di unirli. Facciamo un mezzo cuore, ci occupa meno spazio e lo riposizioniamo qua dentro. Ci serve una vita perché l'abbiamo persa. Allora, detto ciò, vediamo cos'altro possiamo fare. Questo qui. Dobbiamo uccidere 3 zombie. Mi sembra che li ho uccisi 3 zombie. Vabbè, mi sa, forse no. Poi. Ho cliccato sulla cosa. Allora, funghi. Non la possiamo fare. Ossa. Manual submit. Ah, il 20%. Due bone meal. Invece non ne servono. Infatti ne ho solo 2 di bone meal. E non avevo altre ossa, no? Possiamo questo qui, possiamo questo qui, questo. Questo è il mangiare, ci mettiamo qui, ci posiamo anche le frecce, la legna, questo testa di scheletro, io me la metto qua. Abbelliamo un po' la casa. Bene, cosa ci serve più? Due bombe. Rotten flesh, io ce l'avevo, l'ho messa a essiccare adesso. Scusami. Allora, se io allora la prendo. Ok. Rotten flash. Ne ho 6. Manual submit 60%. Ah, giustamente poi lui se lo prende. Infatti, non ne ho più. Ecco perché si è preso le ossa. Ce ne servirà altre 4 di rotten flash e altre
8 di ossa, altre 8 e ossa, ci darà questi oggetti. Ci richiede ancora di fare la gravel qui, lo smeltering, quindi mi sa che dovremmo iniziare a fare questo, però devo iniziare a farmare proprio di brutto. Vediamo che ti è dato giorno, la nostra farm di mob a che punto è arrivata. Cioè, come va? Ecco, infatti avevo detto, c'è uno scheletro e un creeper proprio qui. Ecco, questo fa paura. Ok, è morto. Morto anche lo scheletro. Ottimo. Ok, vediamo come funziona così. L'unica cosa che mi colpiscono a destra e a sinistra adesso. Aia. Aia. Bastardo. Oh. Casino! Non mi va bene così. Mi colpiscono a destra e a sinistra. Dovrei rompere questo vetro e iniziare a colpire da qua. Dovevi fare delle finestre qui. Sì. Ok, è morto uno. Morto anche questo. C'è solo un creeper. Bam. Oh, creeper. Permettere. Ok. Morto. Rimani solo tu. Morirai. Prendiamoci tutto, tutto, tutto. Poi dobbiamo, prima che diventi notte. Ah, il creeper mi ha distrutto tutto, il bastardo. Prima che diventi notte dobbiamo mettere, magari mettiamo una torcia. Ah, adesso ce l'ho le torce. Proviamo a mettere due torce così. E qui magari mettiamo delle finestrine che apriremo. C'ho del legno dietro. Beh, dimentico sempre il legno. Andiamo subito alla quest, vediamo se siamo riusciti a fare qualche altra cosa. Questo. All killed. Ok. Ok, abbiamo riuscito anche quest'altro regalo. Poi qui. Manual submit. Ah, ci manca un'altra rotten flash e delle altre ossa. Qui. Ci siamo quasi, dai. Abbiamo anche una testa di zombie che metto qui. Allora, posiamo questo che non ci serve. La clay, questa ci può servire, la mela per mangiare, golden powder, la polvere da sparo sarebbe, questo ce lo possiamo mettere qui, ci serve del legno abbiamo detto, del legno, ecco del legno. Allora, se faccio così, no, faccio la cesta, come si faceva la finestrina? Così, giusto, sì. Trapdoor, ecco, non mi veniva il nome esatto. Delle trapdoor. Allora, ne faccio 4 e mi porto del legno dietro. Vediamo se vanno bene le trapdoor lì sopra. Sperando che non sia nato già nessuno. No, non credo. No, non c'è nessuno. Oh, cacchio! Cacchio, quanti creeper! Allora, scusami, se io metto la trapdoor qui, me la fa mettere? Almeno qui. Sì. Qui non è cosa buona e giusta. Pam! Ha distrutto tutti i creeper che c'erano? Morto. Dai che mi serve la tua Lorten Flash. Ma io ti uccido bene, me ne ha date anche due. Bene. No, le trapdoor non vanno bene qua.
Qui non mi serve a nulla. Cosa potrei mettere? Altri cancelletti, anche qua. Che puoi aprire per poi quando dare ammazzate. Oh, non mi far morire di fame. Però queste due luci qui nascono meno mob. Cosa potrei fare? Allora, io le trapdoor me le metto qui. Così qua non nascono. Mi tolgo queste. Con le trapdoor alzate non dovrebbero nascere mob. Qui. Manca sempre il fatto che qua mi colpiscono. Facciamo altri cancelletti. Tre. Penso che bastino. Allora, due. Metto qua. Riusciamo a fare tre. Uno, due. E tre. Perché me l'ha messa al contrario? Mannaggia. Perché me le metti al contrario? Ok. Qui ci siamo. Qui mi sa che devo rompere, mettere un pezzo di legno e poi. Allora, pezzo di legno. Cancelletto qua. Lo rompo. E metto un altro cancelletto qui. Ok. Così apro qui e posso passare. Chiudendo. Va bene così. Di qua invece inizio a colpire. Poi quando ho finito di qua vado da quest'altro lato. Così dovrebbe andare. Qua non ce le metto per supplete all'interno. Se mettiamo il caso che nascono dei mob, me li ritrovo fin dentro casa. Allora, abbiamo preso queste altre due rotten flash. Quindi manual submit, ok, ci mancano solo 6 ossa, quindi dobbiamo sperare che ci nascano degli scheletri. Allora, rotten flesh, queste qui che mi rimangono, io le appendo, che comunque sono del cibo. Recuperiamo subito la vita, perché due messe insieme ci fanno un cuore che mi mangio subito. Ok, siamo di nuovo a 4 vite. Ok, fin qui ci siamo. Adesso credo che farmerò un po' di terra, ma molta molta terra. Sì, credo che farmerò molta molta terra. Non ne ho più qui, no. Farmerò della terra perché mi serve della cobblestone. Vabbè, prendo un attimo questa che ho qui. Voglio vedere se si è fatta la lava e concludiamo l'episodio. Bene, quindi ci rivedremo dopo appena sono riuscito a fare. Eccola qui la lava, ma non credo che ci basti. Il secchiello dov'è? Dentro. Non credo che ci basti per riempire il secchiello. Eccolo qui, secchiello. Ve lo devo svuotare. Vabbè, butto, non lo posso buttare qui, posso buttare qui, sì. Vediamo se ci fa prendere la lava. Non cadiamo nella lava però. Ok, ce la fa prendere. Adesso dobbiamo metterla qui dentro. Vediamo se ce la facciamo. Prendiamo la torcia, ci mettiamo questo a fianco. Prendi, ok. Quindi metto la lava qui e questo qua. Sperando che non si incendia anche il legno che sta qui. Onde evitare. Mi riprendo questo. Vado a prendere un blocco. Lo metto anche sotto a fianco. Verde, sì. Andiamo col verde. Ah, non ce l'ho presa. Ok, mettiamo questo qui e questo qui. Ok. Allora, la terra, la terra. Setacciamo la terra.
Va bene, ragazzi, io vi ringrazio per la visione. Da Zerk è tutto, ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, condividete il video, lasciate un bel mi piace, un commento, un consiglio se vi piace la serie, se vi piace altro, se posso fare quant'altro, come posso fare per migliorare e andare sempre più avanti. Quindi vi ringrazio di nuovo, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!